abbiamo un balletto di ballerini peruviani, i quali, ecco, in onore al console del Perù, che purtroppo non ha potuto venire, abbiamo un'espressione così folcloristica di questo paese. Ecco qua. Andate, vai!
Buonasera a tutti. Grazie per l'applauso per Lomini. Siamo dalla comunità peruviana, un po' del nostro folklore, della nostra tradizione. Questa danza è una danza della zona centrale del Perù, di Junín, Huancayo. E come avete visto, un po' forte, i bambini, la bambina, diciamo, ha un contrappunto di forza, di gioia, di allegria. Questa danza è pre-ispanica, viene degli Incas. Poi con l'arrivo degli spagnoli hanno portato qualcosa di colorito, un'altra indumentaria, altri vestiti, ma comunque questa danza d'origine pre-inca che data, diciamo, di un processo storico delle patate, la papa della nostra terra peruviana, la patata. Il nome è Huaylas, il Huaylas, di Huaylas, che vuol dire giovane. Adesso, questa è la zona centrale delle Ande, del Perù. Adesso presentiamo un'altra danza, la più famosa, più popolare, è la marinera. La marinera è una danza che ha una fusione di apporto negro e di negri, diciamo, che hanno arrivato durante l'epoca dello spagnolo. Un aporte inca e un aporte español. Questa danza è la marinera, che è omaggio alla Marina di Guerra del Perù del 1879, quando eravamo in conflitto con Cile. Hanno battezzato questo, se balla come il fazzoletto che dà la gioia, l'allegria, la pace. E con tutti, per tutti voi, con tutto il cuore, la marinera del nord del Perù, della costa. Grazie. Piura, più al nord.
y María. Ringraziamo il balletto di Perugia e passo la parola al direttore della Biennale di Firenze che consegnerà la cartellina di rito ai pittori che hanno partecipato a questa manifestazione. Ringraziamo ancora tutto il Perù. Vi invito a visitare il Machu Picchu e arrivederci a presto a tutti i nostri ospiti peruviani.